Salve a tutti ragazzi, sono Yuktesky94 e bentornati su Crash Bandicoot 3 Warped. Allora, in questa puntata completeremo la zona 1. Per cominciare, livello 5, Making Waves. Anche questo è un livello di Coco, ma molto più semplice rispetto al livello di Coco ambientato nella muraglia cinese. Per cominciare, mi piace molto perché è ambientato nell'epoca dei pirati. E a me l'ambiente piratesco mi piace da morire. Poi, altro motivo ragazzi, e sono molto divertenti i livelli di Coco ambientati nell'epoca dei pirati. Sono molto piacevoli da affrontare. Non sono semplici, però io li trovo molto divertenti. Ok, allora, caratteristiche di questi livelli per cominciare: bombe con quel rascolante simbolo del teschio sparse un po' ovunque. Queste pali di cannone sparate a pelo d'acqua possono essere molto bastarde, quei personaggi lì invece che troverete sulla barchetta a remare, quei sono molto semplici da evitare, tranne i punti più stretti, occhio, se trovate un gabbiano sulla cassa. Oh, e occhio, se colpite la cassa quando c'è un gabbiano sopra, lui vi butterà ovviamente giù dalla moto d'acqua, per cui evitatelo. Come avete visto, abbiamo subito ottenuto il cristallo, nessun problema a ottenerlo. Dopodiché andiamo avanti a distruggere le casse. Vi dico subito ragazzi, arrivate a quel checkpoint dovrete avere 27 casse. E non so perché mi sono beccato quella bomba in faccia. Una base di una stampa. Lasciamo perdere, va. Piuttosto, torniamo indietro e prendiamo quest'altra cassa che abbiamo dimenticato adesso. C'è una cosa invece brutta è cambiare il punto di far ruotare la telecamera in questi livelli. È abbastanza fastidioso. Bomba che potevo evitare assolutamente, però me la sono presa in faccia perché altrimenti sarebbe stato troppo bello fare quella boss fight con la maschera Aku Aku. Ma vabbè, lasciamo perdere. Piuttosto, non potremo adesso fare la prova a tempo, perché come vedete, una volta che avrete ottenuto tutti i cristalli di una zona, ci sarà un'unica possibilità ragazzi, affrontare tutto il boss. Infatti come vedete ci rimane un solo pulsante, ovvero quello che conduce automaticamente da Teeny Tiger, il boss della prima zona. Dicevo che quelli che avevano giocato a Crash 2 potevano ricordarselo, perché il terzo boss di Crash Bandicoot 2, vi assicuro però, questa boss fight è molto più semplice e anche molto più bella di quella di Crash Bandicoot 2. Che dire ragazzi? Andiamo a affrontarlo. Crash, Coco, avere rubato i cristalli belli. Devi portarli indietro, nell'arena dei gladiatori. Questa boss fight mi piace da morire. Per cominciare, la musica è veramente bella di questa boss fight. Poi, l'arena, questa boss fight ambientata in questa versione del Colosseo è stupenda. Allora, passiamo però a parlare della boss fight. Allora, Teeny è veramente semplice, salterà a caso cercando di colpirci col tridente, schiacciandoci. Però è molto semplice. Il vero problema di questa boss fight sono questi leoni che libererà da quei 5 fori. E come vedete possono essere abbastanza complicativi da evitare. Quella è l'unica difficoltà. Per il resto è veramente semplice come boss fight. Correte, cercate di evitare il possibile di essere in questi leoni. E occhio ragazzi, perché bisogna dirlo, questi leoni non sono proprio me, non mangiano solo davanti a loro. Sembra che abbiano un'area a cono. E questa è qua proprio, me la sono cercata. Hanno un'area a cono davanti a loro. Se siete eliminate vicinanze davanti alla loro bocca, anche se non siete proprio davanti, loro vi mangeranno, quindi fate molta attenzione. Ma comunque ragazzi, dopo questi fail che abbiamo fatto per il momento, adesso direi che possiamo anche concludere in questa boss fight. Che per il resto, cioè quelli sono proprio errori
che potevo evitare. Adesso concludiamo. Altro giro di leoni, ma comunque non abbiamo problemi adesso a concludere questa boss fight. Ok, aspettiamo che se ne vadano via. E adesso siamo pronti a ferrare l'ultimo colpo a Teeny Tiger. E voilà, che abbiamo chiuso così. E tra l'altro, ragazzi, caratteristica di Crash 3: ogni volta che batterete un boss vi daranno un potenziamento. Per esempio in questo caso la panciata diventerà molto più forte. Prendo croce e poi il tasto cerchio per fare la panciata, diventerà una panciata super. Ben fatto, figlioli. Sconfiggendo Teeny avete aperto la porta della successiva zona di viaggio nel tempo. Ritornate al centro del risucchio del tempo e salvate quanto fatto finora, se volete. Lì vedrete che adesso la porta della seconda zona di viaggio nel tempo è aperta. Sì, ci ha già detto tutto adesso il nostro Aku Aku. Praticamente avete capito, poi lo vedrete cosa serve quel potenziamento. Mi ha un attimo interrotto, ma pazienza. Adesso, come vedrete, la seconda zona è libera. Potremmo andare a ottenere anche quella reliquia di Making Ways, però vi dico, ragazzi, non ho voglia di farlo adesso. Lo faremo anche quella in backtracking. Per il momento, ragazzi, vi saluto e ci occuperemo poi della seconda zona. Da LukeTheSkate94 per il momento è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!